Come cambia l'approccio dal lavoro in grandi aziende, dei gruppi automobilistici di cui abbiamo parlato, a un'azienda piccolissima che non è tanto piccola perché sta crescendo, sta alla crescendo, grande, sta però crescendo. Sì, sì. Diciamo che è un'altra gestione, un altro approccio. Allora, è vero che io ho lavorato in aziende super strutturate, soprattutto la Fiat, ma Audi, Lamborghini fa ancora parte del gruppo Audi, quindi io avevo interconnessioni col mondo Volkswagen Audi praticamente tutti i giorni. Vero è che in ognuna di queste aziende i miei gruppi erano limitatissimi in termini di persone. In Alfa Romeo io avevo un gruppo di 8 persone, in MV Agusta ho avuto fino a 20 persone, ma mi sono trovato a lavorare, per esempio, a progettare il 3 cilindri dell'F3, eravamo in 4. In Lamborghini avevo un gruppo di 8 persone, che sono poi diventati 6 e abbiamo riprogettato il 12 cilindri completamente in 6 persone. Quindi, veramente la stessa cosa in Maserati, il mio gruppo era 4 persone. Devo dire che la cosa che tengo in maniera assolutamente quasi maniacale è la motivazione delle persone. È un lavoro lunghissimo, un lavoro molto dispendioso, ma se hai delle persone motivate, in poche persone con una responsabilità ben precisa, si fa tutto quello che si vuole. Ma cambia anche il rapporto con l'alto delle aziende, perché in certe aziende piccole, in genere piccole, quando qualcuno di collaboratori fa una cosa che è quella giusta, che magari ha trovato una piccola cosa che però promette bene e si segue quella strada lì, in qualche altra azienda, senza fare i nomi ovviamente, hai trovato una cosa che potrebbe essere migliore, però non si può fare perché il marketing, perché questo, per quell'altro, e sappiamo che è così. O non si può fare, oppure mi prendo io il merito. Anche. Giusto? Anche. Io ho visto tutte queste situazioni. Fa parte della motivazione di cui parlavo prima. Io nelle aziende in cui avevo responsabilità di un gruppo di persone, io sono sempre stato chiaro fin dal principio e ho sempre detto: se sono io il responsabile, i problemi sono mia responsabilità. Le cose che funzionano, le trovate, le invenzioni, le soluzioni innovative, sono vostre. Quindi se c'è qualcosa che non va è la mia responsabilità. Sono stato io a sbagliare, a dare dei compiti, a dare delle indicazioni, ma è una mia responsabilità. Se tu hai fatto una cosa giusta, tu devi prendere il merito. Faccio un esempio. In MV Agusta io sono stato in due situazioni diverse, perché ho fatto 4 anni prima, poi 4 anni quasi in Lamborghini e poi sono tornato in MV Agusta. In questi quasi 15 anni di MV Agusta io non ho mai preso un aumento di stipendio. Tutti i miei ragazzi hanno preso aumenti di stipendio, premi, bonus, passaggi di livello, eccetera, tutti. Io mai. Questo per me è motivare le persone sulle cose vere che fanno la differenza nell'azienda.